portando avanti. Meno male, va. Ha avuto enorme successo in tutto il mondo, in Canada, in Australia, quindi è stata non solo un'idea italiana, quello che c'è da sfatare questo mito, questa idea sbagliata che si ha di noi italiani, che noi o facciamo ridere, nel senso facciamo, no, perché nel mondo c'è purtroppo questa pezzia, ma molto, ma non è che va tanto nel mondo, a parte due o tre situazioni, però io sto parlando di una serie internazionale dove vai in 120 paesi. 120 paesi non è casetta tua, cioè la fai per quelli far ridere, non so, quelli del nord, quelli della campagna o quelli, perché noi ahimè lavoriamo con questi tipi di parametri, invece no, il personaggio deve essere, avere un taglio internazionale. Quindi, e non ce l'aveva più, cioè quello ce l'hanno sempre avuto. No, ma nella nuova, posso permettermi, non starò io a giudicare. No, a me non piace, perché secondo me non è, cioè, è come te, se inizi un discorso, sei convinto del discorso e poi uno dice no, non devi fare questo discorso, è meno. Allora, se tu sei una persona coerente con te stessa, dici la ringrazio, se no, se stai lì che vuoi fare la bandiera nuova e dici vabbè, mi sta bene a questo punto. Non sono io, ma che cos'era il punto che continui stava più? Questo è il punto fondamentale, che non volevano questa mia ironia, questo, cioè che fosse più 007 come era una volta, cioè un po' più serio, già un po' più serio, eh. E secondo me fare passi indietro si limitava a fare una cosa sbagliata, io siccome. Secondo me manca. Ma qui ho visto quando giochi col cane che ci sono le ruote, c'è abbastanza. Ma ce ne stanno tante, adesso vedrete anche le altre, poi a seconda delle storie noi cambiavamo parecchio, anche all'interno stesso della sceneggiatura, per dare molte cose. Quindi l'ha voluto quella produzione o hanno cambiato gli autori? No, però cambia autore, però voglio dire, no, è stata proprio una scelta editoriale da parte della produzione, che ha pensato bene di voler tornare al vecchio Race. Siccome io non sono di questa idea, siccome adesso senza nulla togliere al lavoro degli altri, ma io parlo solo di certo, uno perché quello che conosco meglio, il Rex delle tre edizioni ha raggiunto delle due edizioni ad oggi, che la terza ancora da venire, però in Italia, però è andata all'estero, ha avuto dei picchi di share, ha avuto degli share che tutt'oggi sono i migliori, non solo rispetto a quelli di qualche anno fa, ma anche rispetto a quelli di 10 anni fa, dove non esisteva tutta la concorrenza che conosciamo, che può essere data da Sky e quant'altro, che ha avviato completamente l'evoluzione dei parametri dell'ottica. Quindi voglio dire, entrano pure i prime time, entrano tante cose rispetto a quello che è il vecchio Rex. Io, siccome mi sono viziato, mi piace fare via, mi piace a me, e soprattutto non mi sono trovato incline alla questione, che sarà un enorme piacere. A malincuore potrete dire tanto, perché io mi affeziono molto alle persone, soprattutto a Rex, in questo caso al mio amico Harry, che oltretutto abbiamo, Dio e il caso ha voluto, ci siete voi, il fatto che entrambi terminassero insieme la nostra, lo sforzo, anzi addirittura era previsto che io non avessi più nella mia ultima performance il mio amico Harry, il mio compagno, che doveva andare in pensione, ma avessi il nuovo cane che doveva mettere sotto. Io invece sono un pensionista, sono uno che mi attacco alle questioni, ho chiesto espressamente alla Miller, alla testatrice, di avere il mio amico Harry per l'ultima volta. E lei sarebbe il cane che era. Sì, Harry. E perché lo cambiano? Perché ha 11 anni. Ah, è troppo. Quindi. E andiamo in pensione. Come c'è? No, no. E quindi, e questa è stata la questione. Poi a me si dice a Roma, se chi un report sapono i fortuni, no? Più o meno, io sono di quella scuola là,
e quindi non mi lamento. Ripeto, sono molto più legato a una questione affettiva, come è successo per Carlo, come è successo per Prosa, come è successo per tutti i successi che grazie a Dio ho potuto partecipare. Però la storia è quella. Molte volte mi chiedono, ma come mai, ma come? Una cosa è un successo, ma cosa è? Perché? Perché? Non dovete chiederlo a me il perché. Perché? Certo, sono scelte. Sono scelte anche di soldi, perché è proprio quello che muove molte volte, anche spesso le scelte delle persone sono i soldi. Quindi di conseguenza anche un prodotto di grande successo non può essere stato del piano, senza dover tornare a vita di Firenze, è stato sconvolto, secondo me, in maniera erronea, cioè quasi folle, però che voglio dire, è una mia opinione, strettamente mia, però voglio dire, è quasi un kamikaze, poteva fare un discorso di genere. Perché Gabri non è lì, siamo noi, stringi. E c'è. Anzi, ma poi pardon, sarà creata questa sintonia, no? Vabbè, ma ragazzi, il mondo è bello perché ha variato. E allora a questo punto che cosa pensi di fare? Cosa penso di fare? Sì, nel senso che questo è un anno veramente interessante. Transitorio, sì, è molto partito transitorio. Sei anche divertito a fare cose. Il pannellino. Quella è stata proprio una scelta. È stato carino, ti ha avvicinato molto al pubblico, perché anche se ti conoscevi il teatro, però non tutti hanno le opportunità. No, devo dire, Milly è stata veramente carina e caparmia, perché erano 3 anni che mi stava dietro come un cane, proprio da chiuso, mi cercava, e io ogni volta avevo l'occasione per scusarmi con lei e declinare l'invito, perché avevo da fare, quindi io non sono uno che ama fare due cose nello stesso momento. Allora ho detto, guarda, un giorno ti prometto che quando avrò il tempo lo farò, ma pensando di non averne mai di tempo, invece è arrivato quel periodo di 3-4 mesi che avevo completamente nulla da fare. Lei chiaramente, come dice il 007, da saperlo, mi ha chiamato e io non ho potuto che dire di sì, ma posso dire che per la prima settimana avevo già la volontà di dire mo me ne vado a casa, ma non perché io non amo mettermi tanto in piazza, cioè finché sono legato a un fatto di copioni, no? Media televisiva, quello che è. Ma lì sei proprio te, non lì sono io, cioè, capito? Mi chiamo per nome e cognome e sinceramente un po' mi urta, nel senso che mi entrano dentro il mio. Sono sempre stato piuttosto riservato su un certo punto di vista. E quindi stavo sempre con l'idea pronta di dire, mo salvo tutto, mo salvo tutto. Poi invece devo dire, la cosa mi ha presa, perché trovo un'eleganza estrema. Il panorama televisivo italiano è uno dei programmi più eleganti e più raffinati che ci sia. Non perché l'ho fatto io assolutamente, questo è un inizio alla quale trovo proprio un ricordo che dopo l'esperienza e al di là di tutto. E fatto soprattutto da una grandissima professionista, tutto tondo. Cioè una donna che sta dalle 8 della mattina fino alle 3 della notte e controlla anche i bottoni, ma non sto scherzando, è un panzer. Ed è come era la Carrasco, esatto, ed è oltretutto una persona molto intelligente anche artisticamente parlando, perché non è che decide solo lei, già mi piace un po' meglio, un po' meglio. No, lei si confronta anche con persone come me, come altri, questa attività un po' c'ha il tempo, ce l'hanno speso, e quindi magari hanno portato qualche cosa, e lei carinamente sposa anche le idee degli altri, quindi riesce, come poi è giusto che si faccia, tipo di mestiere di questo genere, è molto collaborativa, e questa cosa è veramente, è una marcia in più, è una marcia in più. Per cui questa cosa, tanto poi ne avevi già parlato dopo. È un libro che si tratta da una storia che mi educa in maniera diretta, in quanto è la storia di mio zio. Che si chiama Piero? No, che ha scritto mia zia, che si chiama Il Cavaliere di Cristallo, un libro molto interessante. Ed è a mio zio. Scritto da tua zia, che si chiama Il Cavaliere Lucilla,
cognome? Marco Caffaroni, veramente obvious, e per Piero Caffaroni, che era molto protagonista di questa storia, il Cavaliere di Cristallo, perché il Cavaliere di Cristallo. Se uno legge il libro capisce perfettamente tutto, è la storia di un uomo che ha avuto tutto dalla vita, si può dire, nel senso, notorietà, bella vita, fascino, soldi, tutto più dalla mia vita, capitano di una nazionale italiana di polo, invidiato da tutte, da tutti, portato sempre, non so, una volta da Lombardia, da Scienza, uno che ha fatto una vita pazzesca, un giorno, durante una partita, questo sogno, questa vita così si spezza come un cristallo, il cavallo di Gaggio, la schiena gliela rompe in vari punti, va in coma e dopo vari giorni di coma ritorna al mondo paralizzato. Quindi un uomo con una grande vitalità, una grande intelligenza, cinque lingue, un uomo con volo e di più alla nevetta, appena sposato, fresco, si vede la sua vita completamente cambiata. Ora, per far capire un attimo qual era lo spirito di mio zio, vorrei raccontare un piccolo aneddoto che poi hanno scritto nel libro, a 30 anni. Loro si trovano in Svizzera, questo famosissimo chirurgo, per poterlo cercare di rimettere un sesto. Lui era appena uscito dal coma, con mia zia fuori di sé, che parlava mezzo tedesco male, mezzo un po' inglese male, mezzo francese, con questi professori, con questa equipe, quindi era completamente in stato confusionale, c'era un gran caos. A un certo punto lui si sveglia, chiaramente, lei tutti felici di questo risveglio, ripreso lì, e lei si avvicina a lui, stanno parlando qualche segno, lui gli fa una flemma molto, molto inglese, perché poi la mamma di mio zio era inglese, diceva: amore, tesoro, se non si conoscono le lingue, non si piacciono. Quindi per far capire un po' il personaggio, è come appena uscito da poco, problematiche serie. Quindi è uno che ha vissuto sempre la vita e ha visto la vita come una sfida, ma una sfida positiva. E anche questa è un inno alla vita, paradossalmente, proprio perché gli è cambiato completamente, sono cambiate le vite, sono cambiate le abitudini, è cambiato in tutto. La storia di questa coppia, che poi chiaramente per ovvi motivi hanno avuto poi un figlio, grazie a Dio, Ascanio, mio cugino, e quindi voglio dire, è stata un'escalation, ma è stata, come diceva lui, non una declamazione alla sfortuna. Non si è piantato. No, anzi c'è molta vita, c'è molta voglia di vivere, di combattere, è morto 2 anni fa. Ma con una grande forza, e incoraggiava gli altri, quindi voglio dire, quindi vorrei che questa fiction in qualche modo incarnasse realisticamente. Tu faresti lui, ovviamente. Sì, realisticamente questo spirito suo, questa coppia. Perché sennò io so che a volte la Rai, anche Medes, sono più portati al melodramma. Ma il melodramma in qualche modo, cioè non sempre si può raccontare le cose in modo, si può anche raccontare la lotta anche in wild, si possono raccontare in altre maniere, non tralasciando il dramma in sé, ma raccontando un dramma attraverso l'ironia e gli occhi di un uomo che invece ha voglia di vivere. E quindi magari, ecco, per una volta vedere una fiction con un altro spirito. E non sempre il dramma della porta accanto, siamo pieni di drammi, la gente non li può più sapere drammi. Io penso che la gente voglia tornare a casa e vedere magari un'ora, 2 ore di televisione per scordarsi anche quello che c'è dietro di dramma, perché viviamo quotidianamente noi stessi con le porte accanto. E vorremmo sognare. Stesso discorso vale per quest'altro progetto. Aspetta un attimo, qui la regia di chi è? Cioè, questo è già... Io su questo non entro, so che la produzione è l'Endemol. Ma quindi va questo, si farà? Sì, ora già... bisogna soltanto ora cercare, l'Endemol sta cercando di produzioni all'estero. Quindi anche il cast non è... Io
ho un'idea, ma me la voglio tenere perché è un'idea un po' difficile, nel senso, non perché è difficile arrivare a lei in quanto chissà che cosa, perché la storia mi tocca parecchio sotto certi punti di vista, in questo momento soprattutto. E fare un personaggio di questo genere deve essere molto difficile. Io siccome non voglio entrare in questo discorso perché voglio che questa cosa venga digerita poco alla volta, non voglio assolutamente prendermi nessun tipo di... non voglio essere io a dire. Poi un giorno, ma non sarà, e sarà breve, si dirà, sarà le stesse persone. Quindi hai un'idea di quando la girerete, no? Questa, grazie a Dio, è un compito della produzione. Sì, noi certo, attori, certo. Ahimè, ci dicono oggi, può essere da 3 mesi, poi io per 3 mesi, può essere l'anno successivo, o ti dicono guarda, per 3 mesi è domani. Il paradosso è proprio questo. E questa è Rai. Questa è Rai. C'è un progetto in cui sto lavorando, dice, a Mediaset, è un progetto di mia idea invece. Sono 12 puntate da 50 minuti con produzione anche all'estero. È un prodotto coproduzione straniere anche. Il discorso è che ho proprio per quel discorso che dicevo poc'anzi, che la gente vuole tornare a sognare e vuol vedere un po' meno drammi, inteso il melodramma all'italiana, e vivere un po' più un sogno, anche se irraggiungibile, anche se assurdo sotto certi punti di vista, però che abbia quella possibilità di uscire fuori da questo contesto in cui vive. E ho voluto fare questo progetto con vari compagni di lavoro che ho trovato nei miei 30 anni di attività, Sergio Assisi, quindi ricomporre una coppia, diciamo, anche funzionale, no, del modo. Lo stesso Luca Ward, lo stesso Fabio Ferri, e ci sono anche altri personaggi alla quale sto lavorando e che per ovvi motivi, perché non mi hanno dato ancora il consenso di poterlo dire, ufficiale, ma molto importante, di cui 2 internazionali e 1 italiano, ma di carattere internazionale, di questo posso garantire. Tutti uomini? No, cioè una di queste è una donna straniera, molto importante, molto 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 per questo. Dice che storia è? La storia è semplice, è una storia di due uomini. Uno è un lord tedesco, un conte tedesco molto importante, perché ha già una delle collezioni private d'arte più famose al mondo, uno studioso, una specie di Indiana Jones dei tempi nostri, visto non come Indiana Jones, ma uno danaroso, uno molto, molto più pratico, più pragmatico. E dall'altra parte ci sta invece il famoso ladro d'arte, paradossalmente, che è Sergio, i quali vengono, come si vengono a trovarsi insieme? Per strade diverse vengono assoldati da una DIA, per far capire, una DIA che si occupa del recupero d'arte internazionali, vengono costretti a entrare a far parte di questo mega progetto per potersi riappropriare di tutte le opere d'arte in qualche modo che vengono rubate o utilizzate per fasci di droga o armi o addirittura per questioni proprio politiche, per tutta una serie di situazioni. Vengono costretti a partecipare a questa operazione con uno viene acchiappato, se no si fa i suoi 30 anni di galera, oppure con l'altro, e l'altro, siccome aveva all'interno della sua stupenda collezione d'arte dei reperti di dubbia provenienza, ma lui dice io sono conte, i miei avi, sì, gli avi, non avi, qua si fa anche dei 30 anni, perfetto. Ora chi è questo capo di questa chiesa? Tutti si immaginano un bello mondo di quelli tosti che va là e dice cari miei, siete così. All'improvviso invece questi due bei figoni, tra virgolette, ma non perché sono benvenuti, ma perché nell'idea della scrittura è quella, poi vedremo,
quando si vedono, noi avremo voglia di trattare semplicemente con qualcuno di Caneosa, noi amiamo trattare, arriva avanti a loro non la voce di un uomo, una donna tipo una Eva Kant stupenda o del genere, questi gli cade la bocca, come dice, pensano di poter fare i famosi provoloni e entrambi invece troveranno davanti una specie di che devo dire, un gerarca di quelli proprio che li prende, li spezza in due, li fa, insomma li mette in riga e alla fine questa situazione li porterà a coesistere obbligatoriamente, chiaramente al castello del conte, e lui chiaramente gli succederà di tutto perché chiaramente è una convivenza forzata che poi diventerà una amicizia. Come si chiama il titolo provvisorio? Il titolo provvisorio stiamo chiamando una coppia quasi perfetta. È ambientato tra l'Italia, l'estero, Germania, Francia, chi più è più alimenta. Sono i coproduttori. Sì. Questo è qua. Italia e Germania mi sono perso una faccia. Francia, Spagna, Italia. Il mondo del culo della cultura, grazie a Dio, noi ci abbiamo il 70 o se non il 70 a guardare, e in che periodo, alle ore, quello delle scatolette ormai è roba della preistoria, quindi secondo me devono in qualche modo tutti un po' tornare al fatto pratico e oltretutto capire che la gente ha voglia di più, cioè a tavola quando va a mangiare la sera, non vuole solo il primo, vuole il primo, il secondo, la frutta, vuole vedere, vuole il contorno, vuole più offerte, quindi non ha bisogno forzatamente obbligare a stare lì anche con gli occhi, con gli stecchini, perché poi bisogna pensare che la televisione è fatta al 70-80% da persone che vanno tra i 50 e i 70 anni e tra i giovanissimi e i 17 anni. Il resto è tutta gente che normalmente esce al cinema, al teatro, ma va su internet. Quindi che significa? Che se tu fai un programma che inizia alle 9 e un quarto, 9 e mezza, tu questo 70-80% te lo giochi, sta facendo in maniera quasi pratica, praticamente.